Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17. Ragazzi, oggi vi spiego come risolvere performance, crash, lag, gli FPS che aumentano, scendono su Elden Ring. Ormai questi video li faccio su moltissimi giochi, quindi dovremmo più risolvere la grafica e poi andare su Steam e fare un'integrità dei file per vedere se in futuro crasheremo, lagheremo, cose così. Quindi, per risolvere un attimo queste impostazioni di grafica, meglio farle nel menu principale, perché nel gioco voi le cambiate, invece non si cambiano, perché bisogna sempre uscire dal menu, cioè bisogna sempre, come GTA 5, tipo quando cambiate le impostazioni grafiche dovete riavviare il gioco. Invece qua sopra facciamo direttamente nel menu principale, poi facciamo continua e ci ha salvato le impostazioni grafiche. Ok, andiamo sul sistema e risolviamo un attimo questa cosa riguardo alla modalità dello schermo. Allora, lo schermo intero è sconsigliato, ve lo dico, è sconsigliato perché su alcuni giochi potrebbe anche avere un problema riguardo al crash, quindi io gioco sempre con finestra senza bordi, tanto non mi dà nessun problema. E poi, se avete notato, a schermo intero, quando muovete il mouse, vi girate intorno, oppure con il controller vi girate intorno, vedete certi oggetti, le mura, il personaggio. Sopra è come se ci fossero dei colori blu, non so se avete notato dei pixel, una cosa del genere. E mi sono detto, ma che è successo qua? E quindi ho messo finestra senza bordi e ho risolto quel problema di mancanza di pixel negli oggetti, nel personaggio, nelle mura. Poi, risoluzione, sta a voi decidere che scheda video avete e che monitor avete. Quindi, se volete giocare fluidi, fatevi un 720, un 1600x900 oppure un 1024x576, ma io gioco 1920x1080 perché lo reggo. Regolazione rendering automatica, questa mettete no. E poi riguardo all'impostazione della qualità, qua sopra risolveremo 4-5 cose, cosucce che sono semplici da settare. Allora, impostazioni avanzate, la texture la dobbiamo tenere al massimo, oppure se volete tenerla al minimo, però il gioco, ve lo dico, non ve lo, come fate a godervi un gioco con la grafica minima? Un gioco come questo è un giocone, quindi io metto massimo, anti-aliasing massimo, questo pure massimo. La profondità di campo ve lo consiglio su medio, sfocatura di movimento quando vi girate intorno c'è tutta quella sfocatura enorme. E se quando attaccate un boss e voi vi girate, vedete il boss che è tutto sfocato, quindi mettete no. Qualità ombre metto minimo, luce minima, qualità effetti medio, volumetrica questa dovrei più mettere massimo, riflessi minimo, shader fate come me, medio, animazione globale, minimo, qualità erba. Vabbè, questo c'è. Medio. Ok, io esco fuori. Ok, abbiamo personalizzato, abbiamo settato tutto. Ora non ci resta che uscire un attimo da Elden Ring, andare direttamente su Steam e risolvere un attimo l'integrità dei file, quindi impostazioni, proprietà. Dove sta? Verifica integrità dei file di gioco. Ci cliccate sopra, aspettate un bel po', poi una volta verificato si caricherà tutto quel casino, farà le stesse cose, quelle non è altro che una riparazione del gioco, quindi ve lo consiglio, fatelo ogni settimana o due perché serve e basta. Quindi ragazzi, come risolvere crash, lag, aumentare un po' gli FPS. Quindi se il video vi è stato utilissimo lasciate like se volete. Scaricare Elden Ring sul secondo canale lo troverete il video. E quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.